pietre che si rinnovano, angoli destinati a morire, sono attimi della nostra giovinezza che si allontana. Forse per questo ci sono tanto cari. Ho ereditato per Milano quell'amore, non perché sia nato a Milano o di famiglia completamente milanese, affatto. Mio padre appunto era napoletano e mia madre era piemontese, ma per la semplice ragione che ero amico di Marotta, lo scrittore, e Marotta amava Milano proprio perché avevo imparato a conoscere certe cose di Milano. Quindi non è che io sono nato con l'idea di celebrare Milano, ma mi sono accorto che c'erano delle cose che stavano scomparendo. Sono ancora in moviola prima di tutto per mettere ordine nei negativi, nei positivi che ho da consegnare alle varie cineteche, perché non vedo perché i film su Milano non debbano andare alla Cineteca Italiana, che si chiama Cineteca Italiana ma è la più milanese di tutti, perché è nata addirittura col signor Ferrari, Mario Ferrari, 70-80 anni fa, e di cui ero socio e andavo a vedere alla ex casa della Gil e a San Babila i vecchi film. Eravamo quattro gatti e di lì poi è nato tutto l'amore, eccetera. Io non ho mai cercato la cronaca, ho cercato l'atmosfera. La macchina da presa, vedo sbucare un funerale, sento lo stropiccio delle cose e sento degli uccellini cantare, dei passeri, delle cose, e l'ho registrato. Questa immagine è una cosa che mi rende Milano straordinariamente sola, straordinariamente umana, e però piena di gente. Molta gente in galleria, vuole il tempo in allegria, e ti fa felice il cuore, se ti fermi a una vetrina. La città è cambiata, ma... Qui torniamo a un discorso che riguarda anche il cinema. Non è tanto il cinema che bisogna rigenerare, è il pubblico. Cioè bisogna che il pubblico venga riabituato. E come fa a essere riabituato? Non è certo con le proiezioni delle cineteche ristrette di numero. Cioè tu cittadino vai al Dal Verme e dici oggi vado a vedere che cosa, com'era la mia domenica o il mio sabato nel 1940, nel 1928, nel 1928. E allora tu impari a rivedere quei film che facevano allora. Sull'Expo ho pensato, ho sognato che molti video wall e molti grandi schermi che in ogni quartiere proiettavano un film su Milano. Per esempio in Santa Radegonda, vicino all'Odeon, c'era alla fine dell'Ottocento la prima centrale elettrica di Milano. Una cosa da ridere oggi, però c'era. E allora lì davanti si potrebbe proiettare benissimo Tre fili fino a Milano, fatto da Olmi per la Edison. Davanti alla Scala e in Piazza della Scala, davanti al Comune, potrebbero starci benissimo due documentari fatti da Scimbene, uno Intermezzo alla Scala e l'altro Storia della mia città. Uno ha fra l'altro anche la mia regia. E poi negli altri posti, ripeto, il Gamba del Legno usciva da qui, da pochi passi da casa nostra. Chi avrebbe mai pensato che oggi, rivedendolo, il Gamba del Legno potesse suscitare un... Infatti è stato definito un brano poetico, una qualcosa che ti dà la sensazione che in quella materia, in quella locomotiva, in quel modo di viaggiare, eccetera, probabilmente, certo, non per gli operai che arrivavano al mattino e andavano a occupare gli uffici e poi tornavano la sera a casa, ma c'era sempre qualcosa di avventuroso e qualcosa che andava al di là, perché rappresenta esso stesso una formula, una liberazione, un'idea di un viaggio. Ecco, il via Gamba del Legno, se vogliamo, è il mio viaggio attraverso Milano. Ma qualcuno in città si ricorderà egualmente di lui. Addio, vecchio Gamba di Legno.